Carissime amiche ed amici di Antenna Sud, eccoci qua. Bentornati al nostro consueto appuntamento con Pane e Olio, una rubrica promossa e finanziata dal Comune di Ostuni, dall'Assessorato alle attività produttive, dall'Olificio Cooperativo di Ostuni e ovviamente, come sempre, dai 15 ristoranti più belli della città bianca. Oggi siamo venuti a ritrovare con grande piacere Gino al ristorante La Vela, sempre qui sul mare. Ciao Gino. Ciao. Oggi Gino ci presenta un piatto davvero molto sano e genuino che fa bene a tutti quanti e adesso scopriremo il perché, ovvero Gino? Pesce alla griglia, più leggero di così. Pesce alla griglia, questo che tipo di pesce è Gino? Qui abbiamo una ratina di mare e qui abbiamo una seppia. Ovviamente insomma è inutile raccontare degli ingredienti perché per questo piatto l'ingrediente principale è solo e unicamente il pesce. Per dare insomma un po' di colore anche ovviamente per profumare comunque usiamo il prezzemolo, però come scelta dell'olio il fruttato DOP. Sì. Ecco, il fruttato DOP perché ovviamente il pesce ha un sapore comunque già abbastanza forte ed intenso. Ha un sapore di suo già abbastanza intenso, quindi non conviene mai coprirlo con dell'olio troppo intenso. Quindi il procedimento raccontiamolo anche se insomma è molto semplice, però diamo sempre delle indicazioni, delle linee guida. Potete farlo su una griglia in ghisa, in acciaio, oppure una griglia con dei carboni, o una griglia col fuoco vero e proprio. L'importante è raggiungere la giusta temperatura e non bruciare il pesce. Ma per quanto tempo? 15-20 minuti. Perfetto, adesso vi facciamo vedere questa bellissima oratina di mare e la seppiolina già pronte per essere mangiate. Eccolo qui, lo avete aspettato, il piatto è pronto. Gino, a te la parola, anche se insomma lo conosciamo. Si vede, un'orata alla griglia e una seppia. E allora da questa parte Damiano, ormai sei il mio compagno di viaggio fisso qui a Paneolio, il nostro consulente, chissà quante fans sì, che ti reclamano di continuo. Dai 65 anni in su almeno. È chiaro. Su questo ottimo piatto ci aggiungiamo un olio DOP Collina di Brindisi, con le sue proprietà organolettiche di media intensità, va a equilibrarsi molto bene. E poi non possiamo non citare i famosi omega 3 del pesce e soprattutto ricordiamo agli amici e alle amiche che bisogna consumare pesce e bisogna consumare molluschi soprattutto 2 o 3 volte a settimana. Questo pesce qui, l'orata appunto, è classificato tra i pesci magri perché contiene appena un 3% di grasso, anche se bisogna dire a seconda dell'alimentazione ovviamente e del periodo ci possono essere delle piccole variazioni, comunque è consigliato come un pesce abbastanza favorito per chi cerca di perdere peso e vuole una dieta equilibrata. Ma quasi quasi io ti inviterei a cena. A disposizione, cucino io. Va bene, va bene. Quanta fiducia che mi dai. E con questo direi che abbiamo terminato anche questo nostro appuntamento con Pane e Olio. Vi ringrazio come sempre per essere stati insomma con me, con Damiano e per l'occasione il signor Gino qui alla Vela. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Pane e Olio. Un bacio grande da Ilaria.